Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vangelo cancella i nostri peccati. La liturgia di questo tempo natalizio ci ha introdotti e ci ha, direi, abituati a vedere intrecciata la vita di Giovanni Battista, il precursore, il grande profeta, con la vita di Gesù, il Verbo incarnato che si presenta al mondo. Abbiamo quindi capito che dentro la luce della nostra fede ci sono, come dire, due occhi. Il primo è quello d'Antico Testamento, che con lo spirito e la parola dei profeti ci porta a scoprire ciò che deve accadere. E poi il Natale di Cristo, che ci mette davanti quello che è già accaduto, il grande mistero della redenzione, che è lo spartiacque della storia umana. Prima di Cristo e dopo di Cristo si aprono queste due grandi ali della storia, e la storia cammina per gli uomini, ma anche con gli uomini. Cammina la storia dei fatti, degli eventi, dei dati, dei grandi personaggi che poi scompaiono. Vedete quando vi trovate a vedere un film, la scena è così bella, però non si ferma lì. Se l'apparecchio funziona, quella scena passa, ne deve venire un'altra, perché non può fermarsi ciò che deve costituire un racconto di fatti, non solo una scena. Così è nella storia della salvezza. I profeti, Gesù, gli apostoli, i santi e tutto quello che dentro questo messaggio della redenzione si muove come verità rinnovata, perché Gesù non è venuto a contraddire quello che era stato detto nel Vecchio Testamento, semmai a completarlo. E quindi noi ci muoviamo come si muovono le stelle nello spazio, nell'orizzonte infinito. Noi da tanto lontano li vediamo fermi, belli tranquilli, invece quelli camminano a una velocità vertiginosa. Quindi c'è una realtà di impressione, e c'è quindi di visione, e poi c'è una realtà vissuta. E noi abbiamo bisogno di questi due momenti, prima di vedere e poi di credere. Il credo è sempre una verifica in parte di ciò che è accaduto,
Credo in Dio Padre, in Gesù Cristo, credo nella risurrezione dei morti, che ancora deve avvenire, credo nel premio, nella vita eterna, che ancora deve avvenire. Quindi guardiamo il passato e guardiamo il futuro. Messi assieme questi due punti di luce, descrivono tutta la storia, vi dicevo, della redenzione. E noi ci camminiamo dentro. Com'è stato bello in questi giorni di Natale, la liturgia ogni volta ci riproponeva queste letture e insieme alle persone di questo mondo, compreso Gesù, l'esercito degli angeli che si è mosso per dare lo stesso messaggio, un messaggio degli angeli, venite, vedete, è nato, un messaggio di Giovanni Battista, convertitevi, cambiate vita, perché sta per avvenire il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è l'arrivo di Cristo, che sarà, proprio come dice il vecchio Simeone, motivo di salvezza o di perdizione. Cioè, o fai quello che il Signore ti invita a fare e tu sei tra i salvati, tra gli eletti, o ti rifiuti e allora sei tra quelli perduti, quelli che si dannano. Allora, o vita o morte, così è. Ora noi, dopo tutta l'esultanza natalizia, dobbiamo ricominciare a camminare a piedi, calmi, stiamo facendo un abuso di macchine, sempre sulle gomme, camminiamo sui piedi. E allora, riflettiamo meglio. Perché gli antichi erano più saggi? Perché dovendo camminare a piedi avevano tutto il tempo di pensare e noi non ce l'abbiamo, una curva, l'altra, attenzione, sennò l'incidente, e che vuoi pensare? Poi quando arrivi qui ti fermi un momento, ascolti la parola letta, commentata, fai la preghiera comunitaria, e beh, prendi l'Eucaristia, cibo di vita, finalmente una stazione di servizio dove ti ristori. Ebbene, seguiamo questo itinerario della crescita spirituale, seguendo anche le successioni liturgiche che la Chiesa ci propone. Da adesso alla Pasqua avremo tanti temi su cui riflettere. Ora dobbiamo ancora smaltire invece, non parlo dei panettoni e dei dolci, ma parlo delle consolazioni spirituali che il Signore ci ha regalato in questo delizioso periodo dei misteri di Cristo che si incarna, di Maria che dà la luce il Figlio di Dio e della Chiesa che deve ereditare, ma come sposa, la missione della salvezza. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci.